fatto che passino così tanto tempo in superficie. È il loro lavoro, purtroppo. Lavoro o no, se continuano così. Beh, non tutti possono sopportare di starsene rinchiusi qua giù. Eh? Chi lo dice? È così che siamo sopravvissuti finora. Artyom, cerca di evitare altri rischi inutili, ok? Anche se trovassi qualcuno là fuori, probabilmente avrà già i suoi problemi. Che senso avrebbe entrare in contatto? Ricordo che subito dopo le bombe i segnali dall'esterno erano piuttosto frequenti, ma poi sono cessati. Molto tempo fa. Questo non ti dice niente? In ogni caso, la vita è la tua. Artyom, capisco come ti senti, ma non puoi sempre farti carico di salvare tutta la metro. Perché continui a cercare una soluzione da solo? I tuoi amici dell'ordine sono tornati ad aiutarti. Sembra che il colonnello ti rivoglia nell'unità. Perché perdi il tuo tempo nella nostra stazione o là fuori a caccia di fantasmi? Se gli Spartani lo chiedessero a me, mi unirei a loro senza pensarci due volte. In ogni caso, buona fortuna, Artyom. Eh? Chi lo dice? È così che siamo sopravvissuti finora. Ah, e quanto credi che durerà? Quanti bambini? Zio Artyom, non preoccuparti, io ti credo. Quando là fuori troverai un posto senza radiazioni, mi porterai con te. Perciò non possiamo permetterci che i nostri combattenti migliori corrano rischi. Artyom, smetti di illuderlo con false speranze. Non voglio che vada fuori di testa come te. Non dorme più da quando gli hai raccontato quelle stupide storie. Sanno che non risolviamo niente. Pensi che così lo aiuterai a stare meglio? Per favore, lascia in pace mio figlio. E i mutanti invece aumentano e diventano sempre più grossi, forti e astuti ogni giorno che passa. Prima o poi ci elimineranno tutti. È vero, non abbiamo altri posti dove andare, ma forse qualcosa là sopra potrebbe aiutarci. Non credo. Io ho lasciato l'ordine. Ora nessuno può decidere di me. Per quanto riguarda Artyom. Non credo ai miei occhi. Artyom, stai bene? Ci hai fatto prendere un bello spavento. Artyom, come va? Sono felice. Scusatemi, signori, fate largo. Dobbiamo proprio festeggiare. Artyom. Ancora un paio di cicatrici e non ci sarà donna in grado di resistere al tuo fascino. A proposito, come erano i pezzi? Ragazzi, lasciatelo respirare. Bentornato. Bello. Ehi là, Artyom. Va bene, siete tutti in congedo. Vi do due ore. Sì! Sì! Ah, sì. Lo sapevo! Siete peggio dei così, ho portato qualcosa. Ci risiamo. Non facciamo come l'ultima volta. Tieni duro, Artyom! Allora? Ancora niente. Artyom, la sola cosa che sento è ticchettio del contatore Geiger. Già, ci sono anche quei maledetti cosi che sanno solo cracchiare. Torniamo a casa, ti prego. Anch'io vorrei tanto vivere su una spiaggia tropicale o nel verde di una foresta, sai? Ma a cosa servono queste fantasie in un mondo che è muto? È muto, Artyom, perché è morto! Ci siamo, è ora di sostituire i filtri. Forza, non è il caso di prenderci altre radici.
Ah, papà mi ucciderebbe se sapesse che sono salita con te. Peggio ancora se scoprisse che siamo stati in una zona off-limits dell'Ansa. Sei già stato tra tutte queste rovine. Quanta distruzione. E pensare che Mosca aveva le migliori difese antiaeree del paese. Se è ridotta così, immagina come deve essere il resto del mondo. Era tutto fin troppo tranquillo. Ho dovuto cacciare via un demone. Forse dovresti tornare nell'ordine. Che ne dici? Ci trasferiremo nella polis. Papà dice che ci procurerà un appartamento. Perché se non noi, allora chi? Un appartamento con una cucina e una doccia. Andiamo uno per volta. Non è abbastanza stanco. Attacca. Bene, ha retto. Direi che il prezzo è passato. Ehi, hai sentito? Di nuovo? Devono averci sentito scendere dal tetto e hanno deciso di tenderci un'imboscata. Si stanno facendo via. Acceleriamo il passo. Ora tutti sanno che siamo qui. Sentito? È un branco. Ci mancava solo questa. Pareggio. Per fortuna i mutanti si odiano con loro almeno quanto odiano noi. Non capisco perché questa zona sia off limits per gli stalker. Le radiazioni e le bestie non sono diverse da noi. Per questo che la zona è off-limits. Tutti i branchi sono così.
Prendiamo il ponte per attraversare la ferrovia. Così non dobbiamo fare deviazioni. Merda, è troppo alto. Ehi, Artyom, aiutami a salire lassù. Merda! Dai, forza! Cerchiamo di raggiungerlo! Guarda! Sono i nostri, è l'ordine! Credo che stiano inseguendo un treno come noi! Uniamoci a loro! Ehi, come avete fatto ad arrivare qui? L'avete visto anche voi? Certo che sì! Forza, salite! Dovevate controllare prima, idioti! Artyom, grazie al cielo, queste persone sono dell'ANSA, non dell'Ordine, bastardi! Guarda come ti hanno conciato. Beh, papà non gliela farà passare liscia per questo. Ehi, ma che cosa sta succedendo nella vostra musca? Vostra, eh? Lo dici come se non foste anche voi di qui. Infatti, il nostro villaggio è a 200 km da qui. Quale villaggio? Davvero non siete di Mosca? Un villaggio come tanti. Siamo venuti qui a cercare il padre del ragazzo. Un paio di anni fa è partito per Mosca e non è più tornato. Ma poi questi ci hanno preso. Vuoi dire che c'è vita all'esterno? E perché non dovrebbe esserci? Certo, ci sono molti posti orribili e molte bestie, ma... riusciamo a cavarcela. Artyom, avevi ragione. C'è davvero gente che vive qui fuori. Non lo sapevamo. Credevamo di essere gli unici sopravvissuti. Cavolo. Daremo la notizia a tutta la metro. Voi due fuori! Ehi, ci avete portato nel bel mezzo del nulla. Possono farcela. Almeno ridategli le loro maschere. Non avranno bisogno delle maschere. Idiota, poteva salvare la pelle. Andiamo.
Maledetti custodi sono entrati. Gli operai sono spacciati. Tieni l'arma puntata sull'apertura. E se si muove qualcosa, spara. Per sigillare l'uscita, raccogliere ciò che resta. Attenzione, la piattaforma si sta attivando. Tutti i macchinisti fanno del liquore casalingo. Quando hanno sempre un po' faceso. Ah, sta zitto! Se la vita ti avesse maltrattato come ha fatto con quell'uomo, ti impiccherei sui cazzi. Cosa gli è successo? Sua figlia è morta. Ed era per lei che aveva accettato il compito di trasportare i plotoni di esecuzione e le loro vittime. È un lavoro come un altro. Forse per uno stronzo come te, ma non per quel vecchio. Ha dei principi. Lei avrebbe dovuto seguirmi ancora. E abbiamo abbastanza di due lati, vecchio idiota! Andrai dritto nella fossa se non chiudi il becco. Ascoltami bene. Se esci di qui, non tollereremo altre cazzate. Intesi? Hai capito? Animali. Come possono? Che posso fare? Un mutante! Custode! Oh, un umano! Ma come hai... Oh santo cielo! Quindi quando lei urlava era per te? Sei vivo! Sei venuto per lei? Ok, bene. Ti aiuterò. Finalmente potrò rendermi utile. Ok, l'hanno portata dal capo della base per l'interrogatorio. Non posso portarti all'ingresso principale, troppe guardie, ma potremmo intrufolarci dal retro. Andiamo, ma senza fretta. Se ti notano, siamo entrambi spacciati. Stop! Meglio non passare sotto la luce. Io li distraggo. Tu vai al pannello dell'illuminazione e lo disattivi. Spegni le luci. Spegni le luci, ragazzo! Muoviti accovacciato, sarai più silenzioso. Resta vicino al muro. Yermak, sei tu? Cosa stai borbottando?
Aiutami ad aggiustare questa roba. Sì, signore! Subito! Guarda tecnica! Iniziate la manutenzione della roba! Dai, dovrebbe essere una passeggiata, pensi. Ferma! Perché ci metti tanto? Ho una scarpa sbagliata! Arrivo subito! Rispondi, Calice! C'è un problema con i generatori! Dovresti dare un'occhiata! Aspetta! Dovrai eliminarlo senza farti notare. Pensi di farcela? Cosa stai borbottando? Cominciano a farsi sentire, invecchiare è uno schifo. Aspetta, specchia quella luce. Andiamo! Un momento! Raggiungere quella porta. Cerca di distrarlo. C'è un po' di roba qui intorno. Lancia qualcosa. Bene, ora un bel lancio. Speriamo che il rumore lo distragga. Vieni! Passa, coraggio! Buona fortuna! È la fine per tutti voi! Tutti voi, siete favori! Io ti prendo la foglia! Quando ti faccio da tutto ad altri, ti assorbi di me! Questa gente viene da altre città, vero? Vengono a morte per cercarci! E noi non li abbiamo mai nemmeno visti! Perché li avete uccisi tutti, voi! Donne! Bambini! Mio padre non... Credi che non lo sappia? Credi che tuo padre non c'entri niente? È lui che ci ha detto. Chi se non lui? Non sappia cosa! Cos'è questo corpo? Cosa sono quelli soli? Perché avete sparato il ghiaccio? Perché? Nessuno lo voleva morto! Vi avevo dato qualche frustata per poi restituirvi a Mila! Perché quell'idiota ha piccato il naso in tutto questo? Eh? E tu pensi di chiudere quella bocca? O ti metterai in proiettile come lui? Stai zitta! Chi cazzo sei tu? Oddio! Si rovia! Allarme! Allarme! Fuori,
non c'è solo la Russia, ma il mondo intero. Oh mio Dio. Ma perché? Perché nascondete Mosca al mondo e il mondo a Mosca? Perché la guerra non è ancora finita e voi vi comportate come dei ragazzini. Allarme! Presto tutte le guardie saranno qui. Non sparare! Io sono con lui! Con voi! Dovete scappare! È roba tua? L'hanno lasciata incustodita là! Andiamocene prima che si riprendano! Guardie! Attraversi il cortile senza farti vedere e usa la porta delle guardie! Qui, presto! Andiamo! Tutti i soggetti chi non sei tu? Andrei Ivanovic Yermak, il macchinista del treno! Vai ora, raggiungi l'hangar! Da lì posso farmi uscire! Mi conoscono, ci arriverò perché facilmente! Ci stai aiutando, Andrei Ivanovic? Avevo una... Ah, mi sa che te lo spiego dopo, spero. Fate attenzione! Artyom, vedo un nemico. Dammi una spinta. Si vede poco con questa tempesta di neve. Ricorda gli indicatori di visibilità, Artyom. Se ti muovi con calma e senza farti illuminare, avrai più possibilità di non essere notato. E non accendere la torcia, potrebbero vederti.